dottoressa Maci ha portato la sua testimonianza, diciamo, da donna in prima linea. Grazie, sì. Ho portato una testimonianza, però ho raccontato dei fatti, quindi dei fatti sui numeri e ho fatto una considerazione a proposito del libro da scrivere. L'indice e il titolo li conosciamo, i capitoli sono da scrivere. Su questa questione della parità di genere o comunque diciamo di una presenza femminile secondo i normali criteri del merito e della meritocrazia, adesso tanto invocati, un po' di strada da fare c'è e quindi ne dobbiamo essere consapevoli. Per quanto riguarda la realtà di Livorno, abbiamo sentito, insomma, numeri sempre in progressivo miglioramento per quanto riguarda appunto l'occupazione femminile, però insomma la strada c'è ancora da Sì. fare, a che punto siamo sia a livello locale, appunto poi magari anche rispetto al nazionale, e ovviamente ci siamo anche specchiati, no, nella realtà europea e internazionale. Allora, dal punto di vista dei riflessi che la realtà europea e internazionale ha sulle nostre vicende, su questa questione, direi che sono effettivamente un pochino scarsi. Noi siamo sempre un paese che magari poi riusciamo a fare delle cose meravigliose, però il tempo di sedimentazione è un pochino più lungo. L'amministrazione, l'autorità di sistema di cui faccio parte, e devo dire questo perché comunque il Presidente e i suoi predecessori sono stati in un certo senso illuminati, quindi i numeri della presenza femminile sono effettivamente, come dire, in equilibrio. Abbiamo visto con entusiasmo l'approccio della parte femminile nell'ambito del lavoro portuale e abbiamo visto che, come dire, sono stati fatti piccoli passi che sono importantissimi e quindi io su questo però sono molto fiduciosa che potremo, diciamo, ritrovarci magari tra qualche anno con delle previsioni, con delle valutazioni completamente diverse. Ultima battuta che esula dal tema odierno, ma che ricade, diciamo, sulle sue competenze da commissaria: come sta procedendo la piattaforma Europa, Verso in Europa? Insomma, ci sono stati degli sviluppi importanti negli ultimi mesi, quindi a che punto siamo? Allora, gli sviluppi importanti per noi sono quelli che riguardano questo passaggio della valutazione di impatto ambientale. Quello è, come dire, non dico che psicologicamente ci darà il senso dell'opera fatta, però conclude, diciamo, la fase dura, difficile di quello che chiamiamo il permitting, cioè tutte le fasi autorizzative. Allora, noi stiamo rispondendo, abbiamo fatto una bella squadra internamente che risponde alle 239 richieste di chiarimento e integrazioni che abbiamo ricevuto, quindi un numero importante, però era anche enorme la mole di documentazione che abbiamo mandato, quindi alcune sono proprio, è proprio magari qualcosa che non è stata trovata e che non è stata individuata. Abbiamo chiesto, noi riteniamo di finire entro il 30 giugno, ci siamo presi un mese di conforto perché è l'unica proroga che si può chiedere in quella procedura, dopodiché devono parlare le imprese.